Buongiorno, buongiorno, secondo episodio di Monday Mood. Oggi è una giornata veramente autunnale, un cielo terso, nuvole basse, un vento freddo che ti fa venire la voglia di tornare a letto. Noi cosa facciamo? Ce ne torniamo a letto? No, non ce ne torniamo a letto perché oggi voglio presentarti una cucina dai toni molto vivaci, proprio per colorare questa giornata così grigia. In effetti abbiamo dei colori non molto usuali perché spesso spaventano, spesso si pensa che sono colori che possano stancare facilmente, ma ti farò vedere come utilizzando un abbinamento, un concept che sia molto coerente, molto sensato, questo pericolo lo possiamo tranquillamente scongiurare. È una cucina con due colori fondamentali. Il color acqua, non lo chiamerò verde acqua, non lo chiamerò azzurro, lo chiamerò acqua perché è un colore assolutamente particolare, un colore della collezione Hello Kitchen. Il colore della collezione Hello Kitchen non è un colore che è nella scala RAL, non è un colore Pantone, è un colore che è stato creato appositamente per la nostra collezione The Kitchen e che quindi è davvero molto particolare, il colore acqua in questione, che andrà a essere il colore dominante della maggior parte dei mobili che compongono la cucina e il soggiorno, perché stiamo parlando oggi di un ambiente open space, quindi colore acqua abbinato con il cemento bianco. Il cemento bianco, anch'esso un colore molto bello e molto di successo, questo lo possiamo abbinare ad un'infinità di gamme, di toni, di legni, di laccati, senza alcun timore perché è un colore molto neutro, che abbinato con l'acqua dà veramente una sensazione di luce e di luminosità all'ambiente. Come andiamo a continuare? Quindi abbiamo questi due colori che sono i colori per le basi, cioè per la parte inferiore, il grigio, il cemento bianco, e invece per quanto riguarda la parte dei pensili, delle colonne del soggiorno, il color acqua. Piano di lavoro. Ah, ti faccio vedere anche i pavimenti. In questo ambiente sono già presenti, anzi no, non sono già presenti, stanno per essere montati dei pavimenti, perché questa è una casa che è in ristrutturazione attualmente, dopo ti faccio vedere il progetto, dei pavimenti color grigio, delle lastre in gres di grandi dimensioni in un grigio chiaro, molto molto neutro, molto industriale se vogliamo. Piano di lavoro che andiamo a montare su questa cucina è l'Absolute White, un quarzo, una quarzite da 3 cm di spessore in colore bianco, un bianco piuttosto lucido. Non un lucido diretto, ma un effetto del quarzo lucido, perché andiamo a contrastare con il pavimento opaco. Cosa ti faccio vedere adesso? Eccolo qui, il pino ponderosa. Questa è senza legno, la andiamo ad utilizzare per un banco snack a forte spessore, come questo che vedi qui su questa cucina, da 10 cm. Lo andiamo a inserire anche su questa composizione, in questa essenza pino ponderosa. Un'essenza molto particolare perché al suo interno abbiamo una gamma di colori che va dal color sabbia fino ad arrivare ai grigi, avendo anche delle sfumature azzurrine. Molto complesso come colore e direi che in questo caso è assolutamente indovinato come abbinamento per dare un tocco di personalità all'ambiente. Ti faccio vedere adesso quelli che sono invece due componenti importanti di questo arredo, che sono le gole di colore bianco opaco, perché questa cucina non ha maniglie, è una cucina con le gole, quindi tutti i profili gola saranno di colore bianco opaco, ed anche il lavello che va incassato sotto al piano di lavoro. Si chiama installazione sottotop, sarà in questo bianco. Quindi per adesso puoi vedere una coerenza di colori molto decisa.
faccio vedere, giusto per andare a completare l'ambiente cucina, i colori degli elettrodomestici, che abbiamo il nero, vetro nero lucido e l'acciaio, che vanno ad essere i colori con i quali vestiamo gli elettrodomestici. Sto parlando del forno, sto parlando del microonde, del piano cottura e induzione con aspiratore integrato. E per completare ti faccio vedere quello che è il colore degli sgabelli, che vanno abbinati al piano snack. È lo stesso colore degli sgabelli, uguale, identico, ce lo abbiamo anche sulle sedie del tavolo principale, del tavolo dell'open space, ed è questo grigio ghiaccio con basamento grigio ghiaccio. Guarda che coerenza di colori, è veramente ben studiato questo abbinamento di colori. Però a noi le cose tutte abbinate, tutto uguale, tutto monotono, non piacciono. Non piacciono perché è quello che stanca, è la monotonia che tende a stancare. Per questo noi andiamo sempre a personalizzare in base al carattere, all'individualità del nostro cliente, l'ambiente. Ed è per questo che questi clienti, che sono davvero dei ragazzi fantastici, simpaticissimi, hanno voluto andare a vestire una delle loro pareti con del muschio stabilizzato. Quando ti farò vedere il progetto, ti renderai conto di tutto questo abbinamento, della concretezza di questo abbinamento, che per adesso, raccontato così, ti può sembrare molto confusionario. Poi, questo è un suggerimento che ho dato io, parliamo delle pareti, perché le pareti verranno praticamente la maggior parte in bianco, quindi nello stesso bianco opaco delle gole. E ho suggerito di fare due pareti che sono opposte l'una dall'altra, delle piccole pareti, a dire la verità, in questo colore ottanio, sempre per sdrammatizzare e per dare vivacità all'ambiente. Lo mettiamo qui, l'ottanio, sì. Così. Il divano, adesso ti stupirò, perché questa è stata una scelta dei ragazzi, è una scelta veramente coraggiosa, ma io sono stato subito d'accordo con loro, perché loro hanno scelto un tessuto acquatine per rivestire il divano di questo ambiente open space in questo colore, questo lo potremmo definire un giallo ocra, in tessuto acquatine, cioè che si smacchia semplicemente con l'acqua, in questo giallo ocra. Lo metto qua sotto, così ti vado ad isolare il colore giallo. Ecco qua, facciamo tutto, si mantenga in equilibrio. Ecco, questa è la mood board completa di tutti quelli che sono gli arredi, le pareti e i componenti decorativi di questo ambiente. Manca soltanto una cosa, che è la tenda. Le tende, meglio dire, abbiamo scelto un tessuto particolare, un tessuto che riesce a resistere alla luce diretta del sole, all'irradiazione diretta dei raggi del sole, senza che si cambi colore, senza che si sfibri. Per fare questo non abbiamo potuto usare il lino, che è un colore, è un tessuto che piace molto ai nostri clienti, però abbiamo usato un tessuto sintetico molto simile al lino, che non presenta nessun tipo di problemi qualora ci sia una finestra esposta direttamente a sud, che si irraggia tutto il giorno con i raggi del sole molto forti, e riesce anche a filtrare i raggi e non far passare quelli ultravioletti, in modo da mantenere l'ambiente più fresco in estate. Questa è la mood board completa. Non ti perdere la seconda parte di questa diretta, che andrà in onda questa sera, perché ti voglio mostrare il progetto di questo ambiente, dove ogni colore è stato collocato, ogni materiale, in modo tale che potrai farti un'idea ancora più concreta di quello che, di cui stiamo parlando adesso. Questa è la seconda parte della Monday Mood. Stamattina abbiamo composto la nostra mood board. Che cos'è una mood board? Te lo faccio vedere subito. Eccola qui, e mettere insieme una serie di materiali, di colori, di oggetti qualche volta,
che sono l'idea, la base di partenza per un progetto. Cos'è un progetto? Di una cucina oppure di un open space, come in questo caso, se non orchestrare una serie di materiali e di colori tra di loro e tra di essi, e una serie di forme. E proprio per dare un senso a questi materiali e dargli una forma, perché visti così su un tavolo probabilmente non ti stanno facendo capire granché, ti voglio portare subito sul mio computer e ti faccio vedere il progetto di questa cucina. Eccola qua. Beh, hai sicuramente capito che si tratta di materiali molto originali, di colori particolari e non usuali. Anche il progetto di questa cucina è estremamente originale. Te lo vado a mostrare nel dettaglio. Questa è la parte che riguarda la cucina. Abbiamo da questa parte qui a sinistra la porta d'ingresso alla zona open space, e qui abbiamo dietro questo piccolo tramezzo tutta la parete delle colonne. Le colonne sono in questo colore acqua e sono illuminate dai profili LED montati sui fianchi. Ecco, vedi, per esempio, il fatto che questo colore, questo acqua laccata opaco sia un colore illuminato dal LED già fa una grande differenza rispetto a un colore spento senza una luce che si diriga in maniera puntuale sopra di esso. Poi abbiamo questa grande finestra che domina tutta la parte centrale della cucina, le basi in cemento bianco con la gola sotto il top illuminata su tutto il perimetro, il piano cottura nero che spicca su questo quarzo bianco con l'aspiratore integrato, quindi non c'è bisogno di cappa montata in alto in questo caso, e da questa parte abbiamo la penisola con la zona lavello, il lavello, le due vasche bianche montate sotto al piano di lavoro, quindi lasciano intravedere il profilo dello spessore di 3 cm del piano in quarzo. L'alzata, questo schienale di rivestimento tra base e pensile in colore cemento bianco come le basi, e i pensili su questa parete a sinistra in colore acqua, laccato opaco, anch'essi con i vani a giorno illuminati all'interno, con l'illuminazione sotto pensile che illumina il piano di lavoro, là dove serve. Il piano snack in pino ponderosa e gli sgabelli. Mi giro da questa parte perché qui ti faccio vedere una cosa davvero molto molto particolare. Ti ricordi, se hai visto la diretta di stamattina o la prima parte di questo video, avrai potuto vedere sicuramente che ti ho parlato di questo muschio stabilizzato. Eccolo qui. Su questa parete decorata con questi inserti in cartongesso che vanno a creare una sorta di rilievo sulla parete, e all'interno di queste forme geometriche tutto il muschio stabilizzato. Fa un effetto molto particolare con questa madia sospesa, con la gola illuminata, con i profili dei fianchi illuminati a LED. Le sedie grigie, guarda qui, non si vede bene da questa parte, da questa inquadratura, però abbiamo il piano del tavolo in vetro trasparente con il basamento in acciaio laccato, verniciato dello stesso colore acqua dei mobili. Non è stato semplice perché il colore acqua dei mobili non è un colore a tinta RAL. E pertanto abbiamo veramente dovuto mettere in campo tutte le nostre maestrie e tutto il nostro circolo di artigiani in gamba per arrivare a un risultato finito che potesse essere veramente molto gradevole. Mi sposto verso il soggiorno
accendo le luci ed eccoci qua nell'area living con il camino e con il divano giallo. Ecco, quando ti ho mostrato quel giallo stamattina nella tavolozza della mood board, forse hai detto ma cosa c'entra questo giallo? Però vedi che nel contesto, con i cuscinetti in colore petrolio, ottanio, scusami, e con queste pareti colore ottanio che ho proposto, ma questo non so se verrà realizzato, perché adesso questo appartamento è in via di finitura, stanno finendo perché gli arredi andranno consegnati probabilmente all'inizio gennaio, e non sai, questa io gliel'ho buttata giù, ma non mi hanno lasciato intendere che avrebbero accettato questa proposta, però lo scopriremo presto, sono proprio curioso di scoprirlo. Un tavolino in effetto malta che richiama il cemento bianco della cucina, questo è un tavolino particolare che si solleva e diventa un tavolo vero e proprio, quindi molto utile. Qualche quadro colorato, astratto, che dà un po' di colori, e le pareti bianche. Vedi le tende a rullo con il tessuto che ti ho fatto vedere nella moodboard, e qui puoi vedere il tavolo, te lo faccio vedere da un'altra inquadratura, da questa inquadratura. Ci vediamo subito, eccolo qua, dall'interno della cucina, ecco qui. Le gambe del tavolo molto eleganti in laccato acqua. Un basamento in acciaio che andiamo a laccare. Le sedie grigie così come gli sgabelli. Guarda anche che bel lavoro sull'illuminazione con queste strip LED che vanno a creare queste forme che si susseguono qui nella zona pranzo, nella zona cucina, con un quadratone, ecco, vedi la strip LED quadrata con i faretti centrali, e con la zona soggiorno con la strip LED speculare a quella che abbiamo visto nella zona pranzo. Mi piace questa rubrica perché quando ti faccio vedere la mood board, adesso te la rimetto in... Eccola qua, quando ti faccio vedere la mood board, non si tratta di fare una cozzaglia di colori e di materiali, di mettere insieme su un tavolo, un po' a gusto, un po' come ti viene in quel momento, questi materiali, questi colori. Così è semplice, ma è un esercizio veramente senza senso, fine a se stesso. Però quando poi ti faccio vedere il progetto con questi materiali, con questi colori effettivamente realizzati, allora capisci che tutto ha un senso, che poi magari possa piacere o no, non è che deve piacere a tutti, però capisci che si tratta di vite vere, di persone vere che fanno delle scelte, e tu guardandole, rendendoti conto, puoi farti un'idea, puoi capire che direzione prendere, come immaginare la tua casa, come abbinarla, o semplicemente se sei un appassionato puoi godere di questi abbinamenti non del tutto convenzionali. Spero che al secondo appuntamento con questa rubrica la cosa ti abbia un pochino appassionato, e che se hai delle domande, dei suggerimenti, dei consigli, delle curiosità, ti invito ad interagire, perché è bello creare questa interazione tra noi e te. Nelle prossime settimane vedremo ancora altre soluzioni particolari, delle composizioni. L'altra volta abbiamo visto solo una cucina, questa volta abbiamo visto un open space. Piano piano arriveremo anche ad altri ambienti della casa, proprio per avere un quadro ancora più completo di quelle che sono le nostre potenzialità. E se il nostro modo di lavorare
ti piacciono, ti appassionano, ti convince, allora ti invito a contattarci sul nostro sito. C'hai due possibilità: o prenotare un appuntamento direttamente qui in showroom, oppure prenotare un appuntamento tramite una videochiamata. Utilizziamo un'applicazione molto comune che si chiama Zoom, con la quale riesci davvero a vedere il nostro studio di progettazione, tutti i nostri progetti, tutta quella che è le nostre skill, le nostre competenze, così ti puoi fare davvero un'idea, anche stando da casa. Non voglio rubarti altro tempo, perciò anche questo appuntamento con Monday Mood finisce qui. Questa era la seconda sessione, la sessione serale. Poi in settimana caricherò il video con le due sessioni messe insieme. Ti saluto, ti auguro una buona settimana. Ciao da Domenico di Mobili di Libro.